Quando nel 2005 la sonda della NASA New Horizon passò vicino a Plutone, inviò a Terra delle immagini davvero straordinarie. Per la prima volta vedevamo la superficie di questo pianeta nano. Tra le tante curiosità, fotografò anche delle dune. Noi sappiamo che le dune sulla Terra sono composte da sabbia principalmente, ma su Plutone non ci sono distese di sabbia, essendo la sua crosta composta quasi unicamente da ghiaccio, di metano, di azoto. Ora però si è riusciti a dare una spiegazione a quelle dune. Secondo gli scienziati, le dune si sono originate dalla sublimazione dell'azoto di cui è costituito il ghiaccio della Sputnik Planitia, che passa direttamente dallo stato solido allo stato di gas. Questo contribuisce a rilasciare nell'ambiente granelli di metano delle dimensioni dei granelli di sabbia. Questi grani vengono poi trasportati dai venti molto moderati di Plutone, che possono raggiungere i 30-40 km all'ora, al confine tra la piana di ghiaccio e la catena montuosa che è posta lì vicino, dove sono state osservate le dune. Questa è una spiegazione, non sappiamo se è realmente corretta, dovremmo attendere forse altre sonde che passeranno vicino a Plutone o addirittura scenderanno su di esso. Intanto la sonda New Horizon è in viaggio per raggiungere un pianetino che si trova nella fascia di Kuiper. L'appuntamento è fissato per il 1° gennaio del 2019.